ha preso il via, con un focus su Canavese, Valle di Lanza e Chivassese, il percorso degli Stati Generali del Turismo per il Piemonte, promossi dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione. I lavori si sono svolti ad Ivrea mercoledì e giovedì all'Auditorium Officine H. 10 tavoli di lavoro il primo giorno e la restituzione dei risultati dei tavoli con presentazioni, testimonianze, dibattiti il secondo giorno. Quello di Ivrea è stato il primo di altri 7 appuntamenti che si terranno nei prossimi mesi. Gli stimoli della 2 giorni di Ivrea sono stati 3 filoni o approcci turistici: outdoor, slow e borghi. Questa è la prima lettura che ha trovato d'accordo i gruppi di lavoro anche nella elencazione delle criticità da superare. La necessità di fare sistema, di riconoscersi in un progetto comune di territorio. La presenza di molte iniziative, ma la difficoltà a metterle insieme. La difficoltà di sentirsi parte di un progetto. Il necessario miglioramento della cultura della recettività nei confronti del turista. La crescita del dialogo tra gli operatori, che spesso manca. Un costante lavoro sulla cosiddetta comunicazione integrata. Argomenti molto spesso dibattuti negli ultimi anni in Canavese, ma che non hanno mai trovato una loro soluzione o comunque un approccio diverso. Tantissime le voci registrate durante la giornata conclusiva. Mi ha fatto piacere trovare al tavolo un'identificazione e un'approvazione rispetto ai 3 temi che la Regione ha evidenziato per questi territori, quindi outdoor, slow e piccoli comuni. Questo è per me una base importante che da questi stati generali potrebbe essere quello da cui partiamo e continuiamo il nostro lavoro. Naturalmente un po' più avanti con l'outdoor e nel caso del Chivassese Canavese un po' più avanti sullo slow con la Via Francigena, per il lavoro che è già stato fatto anche proprio di costruzione del prodotto. Quello che sicuramente questi territori hanno individuato come valore è la forte valore del paesaggio e delle tradizioni storiche in senso assolutamente ampio, architettonico, artistico, folcloristico, eccetera. Forse c'è bisogno da parte degli abitanti stessi di una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. Infatti noi ci siamo dedicati un po' nel discorso scuole, quindi coinvolgere magari già i ragazzi nel conoscere per primi il territorio e per diventare i primi promotori di questo territorio. Io faccio l'amministratore comunale da tanti anni, l'ho fatto tanti anni fa, ancora alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, e ancora in quegli anni si iniziava a parlare di sviluppo turistico, ma assolutamente se ci fosse stata una richiesta della regione per la partecipazione degli operatori a giornate come questa, non sarebbe stata così sentita come invece pare è stato sentito questo momento di vista di genere. Due spunti appunto, un chiarimento sul nostro ruolo come enti locali, che può essere sicuramente fondamentale, perché l'azione di regia è quella che viene assolutamente richiesta, perché si può fare massa critica e quindi proporre il territorio, che è quello che hai detto tu, mi è piaciuto tantissimo, intanto viviamolo noi, apprezziamolo noi, è una cosa che ho anche detto ieri e così sapremo venderlo, visto che peraltro, oltre che essere dirigente, sono anche proprio canavesano, quindi ci credo. L'altro aspetto che è molto interessante, che ha detto anche un signore di un altro tavolo, che però conosco, che è Olivia, cioè questa capacità che noi dobbiamo avere di mettere insieme questi elementi essenziali, perché il turismo, come ha detto giustamente l'assessore, è un prodotto che si crea sulla base di altre possibilità che noi dobbiamo costruire, e il fatto di unificare cultura e sport per me è un elemento assolutamente fondamentale. Tanti prodotti che già funzionano, che stanno, su cui si lavora per fare